alla persona più importante che conosco, Michele Richiello, il mio ex datore di lavoro. Buon compleanno, capo, così, senza rancore. Qui dentro ci sono i miei migliori auguri. Anche se le nostre strade a un certo punto si sono divise, per una scelta tua, non una scelta mia, perché io tenevo ancora geni di lavorare, di avere un po' quei soldi che tu mi davi. Tu dicessi devo tagliare. Vabbè, mi hai tagliato. Sei contento? Ok, io già sono curto. Tu mi tagli pure e che sfizio ci sta. Yeah, diciamo la verità. Ti auguro il meglio da questa festa. Ti auguro una festa con i tuoi parenti, con i tuoi amici, con i dipendenti più fidati, tra i quali mancherò io. Sempre per la scelta tua, perché tu mi hai cacciato e non mi vuoi neanche più alle feste. Invece io c'ho talmente di quel tempo libero che potevo venire alla tua festa come quando venivo dai tuoi figli, facevo un po' l'animatore, mi facevi vestire perché ai tuoi figli piaceva il mondo Disney. E io ti auguro di passare il tuo compleanno a Disneyland Paris. Ti auguro di salire sulla più bella delle giostre, la ruota panoramica, e mi auguro che mentre siete nel clou dell'adrenalina sa da sganciare una catena dall'ingranaggio della giostra, cioè quelle cose sono macchine, e devi fare un salto così esagerato che devi andare a finire nella peggiore discarica francese, in cui ci sta così tanta immondizia che quando verranno a recuperarti non capiranno che munnezza sì, perché sarai più munnezza da munnezza che stai in da munnezza. Munnezza! Mi auguro che una gru come regalo di compleanno ti venga a prendere, e mentre ti sta per prendere tu possa perdere i sensi e possa vedere annanza all'uoccio tuoi a Bonanemera nonna tuoia che ti dà tre numeri, 46, i denari che mi dovevi dare della liquidazione e non mi hai dato, 38 immazzate che io ti dovevo dare ma non ti ho mai dato, e soprattutto spero che ti dia 71, il tuo numero che nella smorfia napoletana chiaramente ti colloca nella categoria umana che ben più ti si addice. Mi auguro che a un certo punto, come regalo di compleanno, possano passare di lì uno stormo di piccioni con la dissenteria e possano evacuare tutto il ben di Dio sulla tua testa pelata. Ma siccome tu non riuscirai a frenare quest'ondata, devi appellarti per forza alla più grande ornitologa del pianeta, ovvero tua moglie. Oh, lo sanno tutti in fabbrica, sull'argomento uccelli, mogliere della numero uno, diciamolo. Mi auguro che questa storia possa avere un lieto fine, a un certo punto la catena possa riazionarsi e possiate scendere tu e la tua famiglia. Mi auguro che mentre stai per tirare un sospiro di sollievo, viene vicino a te la mascotte di Disneyland Paris, Topolino, che dopo aver salutato che la Topolino è mogliere, ti guarda negli occhi togliendosi la maschera, svelandoti l'agghiacciante verità, ovvero che Topolino ero io. Hai visto finalmente quel vestito che mi ha regalato? È servito a qualcosa? Ti guardo negli occhi e ti dico, ti mise paura, è brutta l'incertezza del futuro. Pensa che per chi lavora in fabbrica come me è tutta urna così. Tanti auguri, capo, e buona festa dei lavoratori. Lo so, era ieri, ma per chi come me ha perso fatica, o ieri o oggi, non tenim niente a festeggiare. Auguri, capo, buon compleanno. I miei migliori auguri!